Non chiedetemi cosa facciamo qua anche questa sera, forse perché la nostra diretta di ieri sta continuando ininterrottamente per 48 ore. Benvenuti a Live is Live Network, io sono Ronta. Io sono il Tavo, ma ricordiamo che non solo siamo in diretta da 24 ore, dobbiamo dirvi anche che noi abbiamo pensato di fare la puntata del martedì il mercoledì, pensando che il mercoledì fosse il martedì. Giusto. Quindi aspettiamo al giovedì per dire che il martedì e il mercoledì sono uguali al giovedì. Quindi siamo un po' incasinati anche noi. Sicuramente per chi non ci conosce sarà dall'altra parte dello schermo lì che dice che cazzo sono questi, e per quelli che ci conoscono diranno che cazzo fate qua? Vedi, c'è sempre un cazzo. Oggi è mercoledì 7 aprile, benvenuti a Live is Live Network. Ricordiamo a tutti che le nostre trasmissioni vanno in onda su tutti i canali social, ovvero Instagram, Facebook, Twitch e YouTube, anche se YouTube momentaneamente è in differita perché abbiamo ricevuto l'ammonizione o roba del genere, e dalla regia mi stanno facendo dei segni che ormai io non ascolto neanche più. Ma comunque lo saluto, Alessandro in regia, colui che coaudio va la parte tecnica. Buonasera a tutti, YouTube ha fatto così. Su Race for Win. Ah, ok. Sono dei paraculati quelli di Race for Win. Noi non siamo quelli di Race for Win. Ma le fai schifo. Oddio, chi è quel, chi è che fa questi versi? Paraculato. Dai, basta ragazzi. Abbiamo anche Lele via Skype, se volete salutarlo. Salutiamo Lele via Skype. Lele. Ragazzi. Ciao, buonasera. Allora, ciao. Come puoi vedere, in questo momento siamo noi due a presentare la diretta, anche perché dobbiamo cominciare a presentare i team. I team, perché intanto volevo ringraziarvi di questo invito che ci date mercoledì sera, a nome di tutto lo staff di Race for Win, grazie di questa opportunità. Il piacere è tutto nostro e ci fa veramente... Noi ci divertiamo, sì, poi alla grande, anche perché vedi, noi ci intrufoliamo all'interno delle trasmissioni che non ci appartengono solo per fare i coglioni. Sì, alla fine è questo. Perché siamo amanti della radio, quindi... No, siamo amanti dei coglioni. Spero di no, però ognuno... No, però sembrava brutto di non dirlo. Allora, una cosa che ti devo chiedere, ma Lele lo possiamo soltanto sentire o anche vedere? Sta giocando. Sì. Io sono colui che guida e commenta intanto, dall'abitacolo. Sei una donna, sai fare più cose contemporaneamente. Sono un batterista, quindi abbiamo il cervello, capito, che multitasking. È un battone, sì, è un battone, abbiamo capito. Anche. Io mi scuso anche subito con la mia deficienza, no? con il pubblico, mi scuso per la mia deficienza nel mondo delle automobili, dei giochi, perché io non sono ludopatico, sono appassionato dei motori, se non perché mi piacciono le ombrelline. Ecco, le ombrelline è una cosa che... Tanta roba. No, io mi scuso per la sua immunodeficienza. Quindi... Acquisita è un brutto virus, però. Acquisita è brutto. Ma cominciamo a presentare le squadre di oggi. Al primo, come primo personaggio, chi entra? Fai tu, perché io non so un cazzo. Praticamente lui è l'uomo per eccellenza, l'uomo vestito da The Million Dollar Man. Entra qui in trasmissione colui che puote, con i capelli rasati a zero ma con il pisello piccolo. Lui è Pelo Goffo, Campari e Vino Racing Team. Eccolo qui. È un briatore senza soldi lui. Prego, accomodati al... Sì, un briatore che non ce l'ha fatta. Posso spostare la chiave? No, mettila pure nel... Andiamo avanti. Presento il secondo, vuoi dire qualcosa del tuo team? No, non lo so, no. Allora, il mio team è sostanzialmente un team molto serio, come potete vedere anche dagli occhiali. Giusto. È stato fondato grazie a una bevanda comunemente consumata all'interno del nostro team, e che ci ha portato a essere famosi e correre quindi con l'Aston Martin. Ah, miseria. Ci dispiace un po' per il nostro Speedy, che correrà in un team concorrente. Ah, ecco. E quindi non berrà niente. Bene, meglio così. Ho già bevuto, è tranquillo, ho già brindato io. Lui ha già brindato, è già ubriaco alla guida. Fatelo tutti, ragazzi. Perché ricordiamo, no, scherzo. Ricordiamo che oggi non solo parleremo di droghe, ma ne faremo anche uso. Andiamo avanti così. Il prossimo, colui che viene dal nulla, nato in una fecondatrice assistita, colui che viene al di là dal porcilaio della bassa reggiana, lui è il povero Alan e del Palanchino Racing Team. Benvenuto. Mi piace la parola fecondatoio. Mi piace. Prego, passami dietro. Non spingere, che è brutto. Fai vedere il tuo trazzo preferito. Cari. Eccomi lì. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao,
devi parlare sempre vicino al microfono, perché sennò ciao a tutti. Sono qua, ciao ragazzi, qua il Palanchino Racing Team. Oh, ciao capo, ciao capo. Ti sta salutando Spirito. Aspetta, che gli passo le cuffie. Tieni. Aspetta, che le prendo. Eccole qua. Vai. Tienile tu. Tanto comunque io devo solo presentarvi. Poi andiamo avanti. Poi andate avanti. Chi è che voi, mi stava salutando? Speedy? Grandissimo Speedy. Grande, sei pronto a dare la paga al Campari Vino qua, finto briatore? Oh, mi piace questa musica. Sono pronto a bloccarli. Devi ottimo. Stare molto calmo, perché hai un mirino puntato sulla schiena e tu non lo sai. Non sei l'unico. Ecco cos'è quel prurito che sento io sulla schiena. Intanto per un pit veloce, ecco qua c'è già un bel cricchettino, pronto all'uso. Che poi un trapano, ma va bene. E poi una pistola svita, però. Una pistola svita. Una pistola impulsi. Abbiamo capito che come meccanico fa cagare questo ragazzo, ma andiamo avanti con l'ultimo team. L'ultimo team, lui, il cavaliere nero, perché non gli dovete dare un percazzo, ma anche un po' Frocetto. Lui è così, lui si chiama il Cui Cui. È qua con noi il cavaliere nero, prego. Benvenuto. Fatti vedere bene. Wow, guardatelo! Che poi uno si fa chiamare il Cicci, no? E quando arriva il Cicci, entra ed entra uno col barbone, 200 kg, entra là. Ma dai, chiamati più Ciccio. Buonasera, ciao ragazzi. Prego, accomodati. Ti posso accomodare, ragazzi. Prego. Tanto l'abbiamo tolto il... Allora, perché ho chiamato... Innanzitutto, buonasera a chi ci ascolta da casa, sempre il vostro pelo goffo. Molto goffo e poco pelo stasera, da vedere così. Al lupo piace il pelo e anche il vizio. Così, buttiamola così. Mi giro. Non si sa mai, mettiamo precauzione. Scusate, stavo intanto lui scende dalle scale. Allora, no, dicevamo perché sono qua questa sera in nostra compagnia. Perché ufficialmente abbiamo deciso di dedicare questa gara divisa tra i nostri tre team alla radio, che ha permesso tutto questo cinema, questa cosa bellissima. E quindi, ringraziando ufficialmente Live is Life Network, possiamo dare inizio a una puntata molto seria, da come è partita. Seria. Io dai primi 5 minuti ho capito che siete più coglioni di me e Tambu, cioè, così. Sai qual è il bello? Ha detto bellissimo mentre io ero dietro di lui. Guarda come si è messo. Vai in posizione, vai nel pezzo giusto. Ok. E intanto cominciamo con le qualifiche, mentre ci facciamo raccontare cosa fanno questi bei ragazzi. Se c'è qualche... Visto che voi fate i compleanni, no? Il martedì. Sì. Fate un po' quello che volete. Ma allora, intanto, così, per deformazione professionale, dico che oggi la luna è calante, il sole sorge alle 6.43 e tramonta alle 19.42, che è una cosa che non tutti sanno e fa sempre molto speaker radiofonico, no? Ci sono quelle cose che non frega un cazzo a nessuno, però ti servono come scioglilingua per parlare di tutto un po'. Esempio, possiamo dire che siamo in qualifica e abbiamo la temperatura della pista a 27 gradi, quella dell'atmosfera a 25 ed è prevista pioggia persistente per i prossimi 30 minuti. E un vento a due nodi contro. Perché questo l'ho fatto così prima. Guarda, se vedi c'è scritto anche il vento, la direzione, la freccina in alto. E ci ho preso. E ci hai preso. Perfetto. No, pensa che io ho messo il dito. Dito magico. Mi sono messo il dito in bocca e ho sentito l'aria e ho valutato i due nodi. No, io ho il cipollone sul. Che mi fa male, quindi è per quello che. C'hai un callo infiammato e riesci. È per via del 27 gradi, 25 che piove. È meteoreo opatico. Mi piace intanto la musica unz che avete adottato per questa trasmissione, che sento come sound di sottofondo. Ed è fenomenale. Fermatevi, perché se io comincio a parlare non mi fermo più, divento logorroico. Solo il Tambu può intervenire con delle cagate. Ma ricordiamo che oltre ai cavalli in pista oggi è nata una grandissima cavallona. Lei è Shark Blue, nata nell'81, ha girato la bellezza di 382 film e la scena preferita di sesso è quella anale. Shark Blue Power. Prego, vedi, queste sono le cose che colorano qualsiasi tipo di trasmissione. Shark Blue che colora. Ora anche un colore inquadrato vicino, in questo momento Speedy e Giallo, guardateli qua. Guardali, Speedy e Giallo, questa pornostar è tutta per voi, ragazzi. Il Giallo, ad esempio, chi è?
è Gianluca, non mi dire così perché ti arriva una pizza. Gianluca ha mandato. Gianluca ha mandato. Gianluca, okay. È il nostro intraversatore seriale, sostanzialmente. Sì, e questi sono. Spiegatemi perché io non so. Allora, sostanzialmente, abbiamo diviso le squadre in tre team, come abbiamo detto. Abbiamo tre auto diverse con tre grafiche. Esatto, diverse. Abbiamo il nostro Cicci Cavaliere Nero Racing Team su Bentley. Full Black. Cromata. Black. Cromata, non si vede perché piove, ma è cromata. Poi abbiamo una macchina bellissima, una colorazione fantastica che ricorda molto i Campari col vino. Che gripperanno tutte. Ed è la Aston Martin, quindi sono le mie macchine, sono i miei ragazzi. E poi abbiamo il povero. Il poverissimo. Il povero Ana con una grafica monocolore. Una 126 bis. Una 126 bis bicilindrica a 750. Un tempo. Tutta ad un fiato. Cazzo, le hai. Ma quindi qua state gareggiando anche voi qua? No, noi siamo il team principal ufficialmente. Cioè che sarebbe? Il capo team. Io sono il Flavio Ibrinatore della situazione. Okay. E quindi avete degli amici che stanno giocando per voi. Okay. Quindi voi potete bocciare, promuovere, vendere, eliminare. Sì. Okay. Noi non possiamo fare una sega, però tutto il resto si può fare, quindi non possiamo fare niente. Intanto vi segnalo che proprio in questo momento stacca la pole provvisoria il giallo su Nissan GTR con un 2.11 265, seguito da Ciupito su Aston Martin che risponde a 2.43 di distanza. E poi abbiamo un 2.11, eccolo qua, lo va subito a rubare Giulio Charles, la seconda posizione sempre su Aston, con un 2.11 343. Ciupito terza posizione, 2.11 514. Joe Baschini, ogni tanto devo respirare anch'io. 2.11 937 su A. Aston. E poi abbiamo Vicio su Bentley. Eccoli Vicio. La Bentley, dov'è la Bentley? La prima Bentley la troviamo come da pronostico in quinta posizione. Gas a martello. Scusami. C'hai molto, hai molto del Meda. Hai molto del Meda e mi piace. Bravo. Farei un applauso al nostro pelo. No, io non lo faccio perché è mio avversario. A questo pelo. Anche se dopo la quinta posizione io gli altri non li elencherei proprio per. No, per scherno. Sì, cioè, siete degli sfigati. Cioè, proprio digli così in diretta. Domanda, cioè, tipo così. Tanto mi è concesso. Prendiamone una a caso. Christmas 865. No, che è con me. Prendi Speedy. Va benissimo. Guardiamolo. È lui, secondo te. Guarda come guida. Questo qua è uno sfigato. Sono conosciuto tranquillo. È anche quello che ha appena parlato. Ok, beh, uno sfigato. Abbiamo la nostra tattica. Noi con le macchine. Grande. Fagli vedere. Non ci aveva soldi per colorare la macchina. No, allora spieghiamo. È da lì che si diventa vincenti. Spieghiamo, il Tambu lo sa. Spieghiamo perché facciamo questi scherni. Perché siamo dei motivatori. Sì, esatto. Sì, cioè, io ti dico merda, ma non perché sei una merda, no? Hai capito? Non è offensivo. Cioè, no. È perché noi ti incito giù. Noi con la merda aiutiamo il terreno a migliorare. Quindi noi ti diamo della merda per migliorare. Perché? Tranquilli, non c'è problema. Puoi darmi qualsiasi epiteto che vuoi. Perché? Mamma mia. Che linguaggio forbito. Perché sì, ricordiamo sono preparato, c'ho il foglio davanti. Ricordiamo a tutti che i fiori nascono dalla merda. Esatto, se non la facciamo diventare tanto romantico. No, è che non, è me la non me la ricordo. Dovevo dire qualcos'altro. I diamanti non nascono dalla merda, ma i diamanti non sono come i fiori. Ma i fiori che nascono nella merda non sono luccicanti come la merda, ma la merda. Io te lo dico, c'è De André che ha detto basta, mi uccido di nuovo. Allora, volevo chiedere a Christmas se questo nome è perché vince soltanto il 25 una volta all'anno. Cioè, no, perché vedo che era partita undicesimo, cazzo. Io non ti conosco, ma spero che ci metti un po' di... Intanto qua fuori. L'Aston comincia a comandare con un 2.10.725. Ancora lunga la qualifica. Ma scusa un attimo, chiedo qui al Palanchino. Dica tutto. Ma Palanchino, scusi, tenga, intanto si bulli Marrone. Un altro tre. I suoi piloti, come sono messi? I miei piloti, allora, abbiamo come prima posizione del mio team il Gianlu, che è in seconda posizione inquadrata adesso.
a come tre decimi da prima. È andata al terzo. Io ti dico, sarà la sfiga. Vabbè, Freddo Mostro. Freddo Mostro, intanto che si mette lì davanti a tutti. È sempre mio, ragazzi. Freddo Mostro. Io però vedo che manca qualcosa in queste gare. Figa. Cioè, io in un gioco del genere. Le ombrelline. Ma a parte le ombrelline, infatti, dopo tante puntate, io mi aspettavo che Pelo Magia qua portasse un po' di pelo, perché comunque ci sono nelle gare ufficiali, qua non si vede niente. Anche una ospite in diretta, una ragazza, ci vuole un po' di immagine, no? Curala. Pelo. Vabbè, questo però curali. il gioco in sé dovrebbe essere più accattivante. Ad esempio, un ruolo per me è il tambu, del tipo quelli che vanno a sabotare le macchine, cioè tipo a tagliare le gomme di un concorrente, cioè non ce l'avete? Noi ne abbiamo solo uno. Cioè, bisogna farle. Che è in regia che ci può sabotare tutto. Oh, Giulio Charles è andato fuori? Sì, ha avuto un piccolo incidente tecnico. Ah, ok, hai visto? Minchia, ragazzi, quante. No, non ci ho mai giocato, però alla fine mi sta pigliando sto gioco, dai. Dai. Io non so di chi sia Ciupito, ma. Ciupito è sempre di quel brutto team lì. Ah, i primi due sono del pelo, sì. Ciupito, io ti dico una cosa: con un nome così dovresti andare a zig zag. Cioè, nel senso. È dal 1985 che poi è Ciupito. Ah, quindi. Sì. Ciupa, quindi. Per esempio, il nostro Speedy, che abbiamo in collegamento con noi. E tra poco gli chiederemo informazioni tecniche sulla pista. È 29-11, dove 29-11 sono le dimensioni. Cioè 29 di lungo. Ma non diciamo di cosa, però. No, 29-11. Io pensavo il 29 settembre che fosse nato qualcuno. No, le dimensioni, no, proprio. Dimensioni. Lunghezza 11, diametro 29. Giusto. È un tubo. Lo scarico. Perché alle donne. Un cotton fioc. Un cotton fioc. È vero, Speed, è vero. Preferiscono le donne, confermo. Speed, ma che sta succedendo? Attacco, perché sei a 4 secondi dal primo? Papà, che mi sto scaldando adesso. Ottimo, ultimi 5 minuti di fuoco. Intanto vediamo il pezzo. Quindi è Vulcaniano. Una Bentley e Vulcaniano, una Nissan GTR per purtroppo il mio team, che mancano l'appello. Chicca che diamo così anche nella nostra trasmissione di Imparatemelo Voi al martedì, che gli ascoltatori di oggi di Race for Ruin, facciamo un po', spoileriamo un po' di, noi facciamo la trasmissione più bella di Live is Live Network, la nostra è Imparatemelo Voi, guardate il martedì, non il mercoledì Race for Ruin, ma è rimanete collegati, è bella anche questa, però guardateci il martedì, ma mercoledì ti richiamo. Comunque volevo dire che oggi, il 7 aprile del 1947, moriva Henry Ford, il fondatore della Ford Motor Company a Detroit, moriva all'età di 30 anni. Puoi ripetere l'età che mi ha dato via la voce? 30 anni. Ma malattia, cioè tipo cazzigliardi di anni. C'è una bella età, sì. No, però. In dialetto reggiano, so quant. Ma soprattutto ricordiamo che Harry Ford ha origini italiane. Suo nonno, Aristide Fiat, era praticamente conosciuto da molti. E ha... Oh. Cioè, io non ce la faccio già più. Allora, guardate, io non voglio togliere spazio. Intanto il pet arriva lì con un terzo posto. Sì, allora comunque qua vedo che ci sono dei piloti che sono veramente, veramente scomodi. Il gioco è impegnativo. Io arriverei, non mi classificherei nemmeno. Però vi facciamo vedere, se possiamo disturbare per 30 secondi la vostra trasmissione, farvi vedere come io e Tambu siamo. Sosia È vero. Sono così bravi nel guidare non una macchina, no, a fare i traversi, direi. Ma un perché ti spiego? Una nave container. Esatto, perché noi abbiamo il nostro intraversatore seriale, che è il giallo, che lo andiamo a inquadrare adesso, che è scivolato in quarta posizione. Non ti preoccupare, che c'ha. Però anche loro hanno loro due sosia famosi ormai in tutto il mondo, soprattutto alla discoteca di Lubiana. Di Lubiana, esatto. Lubiana. E hanno provato. Ieri sera erano ospiti qua da noi e hanno raccontato quello che è veramente successo nel canale di Suez il 28 marzo scorso. E fanno parte anche loro del Campari Vino. Quindi, se la regia ce lo vuole proporre, abbiamo il video di ieri sera. Così, come intermezzo. Così, vai. Thank you.
Scommetto che non sei in grado di fare un testa coda nel canale di Suez. Leggimi la birra. Tanta roba. Ecco, questa se qualche pilota vuole imparare a fare una derapata come si deve, il tambo è qua. Allora, intanto vi rubo un attimo un secondo per darvi ormai a 1:07 dalla fine delle qualifiche la, il riepilogo della classifica. Vai, provvisoria, vai. Di partenza, quindi pole provvisoria, freddo mostro su Aston Martin Team Campanevino 210-410, seguito da Ciupito 1985, un'annata che fa spavento, infatti in seconda posizione Team Campanevino, e anche qua ci siamo. Giulio Charles occupa la terza posizione, anche lui su Aston Martin, come non saperlo. E sono velocissimi. E poi abbiamo la prima Bentley, che evidentemente ha terminato Vicio 46 in quarta posizione, Pez su Bentley, anche lui in quinta posizione. Guardate qua la Bentley nera, Jobaskin, un'altra Aston Martin che è già finito ai box, sesta posizione. Il giallo sta ancora provando a tentare il tutto per tutto sulla prima Nissan classificata, che nonostante facesse il bullo in tutte le conversazioni della settimana, lo troviamo in settima posizione. Ma non è ancora finita. Lukag 11381, che è l'inizio del suo numero di cellulare, su Bentley. Ottava posizione il Cagli 76, socio fondatore anche lui della Race for Win insieme al nostro Speedy. Grande Cagli. Eh sì, il giallo spiccia. Abbiamo tutti stasera su Aston, anche lui, nona posizione, HF Kaifa 58, Nissan, quindi Team Palanchino, Palanchino Racing Team, scusami. Ecco. Assieme a Speedy, decima e undicesima posizione, Christmas su Aston Martin, con una numerazione che a me piace molto, la 666. Lo troviamo in dodicesima. Kelfen su Bentley, tredicesima. Quattordicesima posizione per Bora 94-93. Quindicesima per Massi 77, in difficoltà su Bentley questa sera. Aiso 80 su Nissan e Vulcaniano per chiudere. Vulcaniano, ricordiamo che stasera non ha la safety car come sempre. Ma e quindi volevo dire una cosa, però, che in queste qualifiche hai visto dei tempi così bassi perché c'era poca pioggia. Infatti la pista in traiettoria era abbastanza, tra virgolette, asciutta, e quindi si sono messi di tempi abbastanza bassi, e quindi qua sarà utile capire come sarà la gara. Sì, allora, poi cambiano le pressioni. Esatto, poi noi dobbiamo dire a chi ci ascolta da casa che il settaggio del server è sul bagnato, ma la quantità di pioggia che cade al suolo può variare. Sì. Può variare, sì, sì. E può variare. Sì. Quindi, come sempre, dacci qualche indicazione, Speedy, dalla pista, se hai notato qualche diversità anche tra i piloti, perché tu sappiamo che hai provato parecchio, quindi li hai incontrati bene o male tutti in pista. Ma guarda, Freddo Mostro, la prima volta che lo incontravo, devo dire che ha fatto un bel... Si sa che era forte Freddo Mostro. Si è messo lì. Prima Ciupito lo sapevo, e Giulio si sa, e quindi sarà una bella lotta, che qua sarà difficile fare a 45 minuti senza fare errori, quindi poi c'è la tattica della sosta, insomma sarà, non è detto che quello davanti vince o viceversa, quindi sarà interessante. Speriamo proprio di no, Speedy, questa gara. Direi, sì. Assolutamente. Io avrei qualcosa da dire, no, ma taccio. Ma tanto arrivi dietro. No, ma taccio, lascio parlare i miei piloti, ragazzi. Ho un dubbio. No, ma sono anche loro. Ma Vulcaniano, hai detto che porta la safety car, no? Di solito. Di solito sì. Cioè, si vede anche da che posizione sta. Cioè, nel senso buono del... Scusa, Vulcaniano, non ti conosco. Anche il numero. Eh sì. Cioè, nel senso... Quindi cosa succede adesso? Adesso siamo fermi perché deve partire. Perché la corsa, deve partire ufficialmente la gara. E la quanti gara. Giri sono? Due. Due giri. 40 minuti però. Orca. Due 40, giri. 45. 45. Praticamente scendono e la spingono. La spingono. Infatti, sì, fanno le partenze di una volta. Sono solo quei 5 km che sono scendi. Dice Zucca. Sotto la pioggia. Sotto la pioggia. La partenza battente. Spinta come una volta quelle. Sì, sì. Beh, sarebbe bello. Sono dei 500 due tempi, in verità, queste macchine. Puoi prendere le caramelline, Cicci, per piacere. Sì, vedo che in regia Alessandro si sta drogando. Ecco, se ne passi con il nostro vecchio. Tra l'altro, l'abbiamo portate noi. Cioè, è merito nostro. Ci sono qua. Il nostro Luca. Questa, tra l'altro, è la nostra prima balletta. In diretta, beh, Rubens.
Ah, è vero, Valletta, sì. No, no. Comunque mi impegnerò a farvi avere in trasmissione una qualche ombrellina. Sì, va, però io e il Tambu ci prodigheremo. Sì, sì, beh, sì. Siamo adesso in griglia. Sono in griglia. Ok, io sto cedendo, come sempre. Sapete che abbiamo un attimo di disconnessione dovuta al server che non è ancora stato aggiornato. Neanche male come si imbocca la caramella. Così adesso la salivazione è a 1500. Sì, occhio, non sputarla la caramella. Si sente? Io sto con Palanchino Team. Lo scrive Rabbo 99. Grande Rabbo 99. Traditore. Ricordati che il cicci ti può dare da bere. E invece Alan no. Ma si sente la caramella vicino ai microfoni mentre si mastica? Sì, quando biassi, cioè, sì. Da casa si sente? Lui sì, sì. Fa molto che riesce secondo a parlare, sì, con un microfono e la caramella in bocca è Maria De Filippi. Lei. Poi il resto è... Tutti noi facciamo fatica perché la salivazione, beh, aumenta e rischiamo. Quindi a parte, signori, sentite la musica direttamente da Lubiana. Il nostro zingaro è sempre con noi. Cioè, praticamente lui sta mettendo la password, che adesso vi dirò, che è GG. Se mi dici per cortesia quando cominciate a manco 10 secondi, okay, e poi si parte. Allora aspettiamo questi 10 secondi. Intanto ricordiamo Live is Life Network, puntata in loro onore. Grazie mille, grazie mille. Andiamo. Noi soci fondatori della radio, ma che di fatto abbiamo aperto le porte a tutti, quindi la radio è di tutti. Noi l'abbiamo aperto a tutti. Esatto, abbiamo messo qui qualcosa di utilizzo libero, il fair use, come si dice in gergo tecnico sul copyright, no? Come il fair use l'ha utilizzato Alexis Love, un'altra cavallona da corsa. È nata nell'87, una modella statunitense, nonché attrice pornografica, bisessuale, con un 98 di seno, quindi abbastanza peso piena, peso 41 kg, altezza è tutta tetta, 1,60, come 1,60 che sia. È dentro le perché anche in Race for Ruin volevamo dire che non solo le ombrelline, ma se devi dire qualcosa di tecnico. No, sì, volevo sapere se siete partiti così. Sì, siamo partiti. Okay. Cioè, giusto per disturbare alla guida i nostri piloti, noi davamo delle indicazioni, così non sei, è qua, malvagia, un po' come tipo la pressione che hai quando giochi la finale di Champions League. Questo anche sul bagnato, cioè, proprio. Mentre voi guidate, fate delle curve ai 300 all'ora, il Tambu vi dice chi è codessa questa Love. Però guarda, ti assicuro, una cosa, intanto stanno arrivando delle minacce per te, lo sai? Sì, mi stanno arrivando delle minacce. Ha detto questo, ha scritto così: se dici un'altra volta che Fabio è uguale a Meda, giuro che lo fucilo. Quindi io chi è che l'ha detto? L'ha detto Mary, quindi alla fine. Chi è che l'ha detto? Mary, se lo vuoi dire. Ah, Mary? Sì. Ma Mary per sempre? Mary per sempre. Allora Mary per sempre. Hai ragione. Ho paura, perché... e quindi no, testa bassa, coda tra le gambe, non dirò più che il buon pelo Fabio Olmi. Comunque sì, dietro di noi facciamo comparire quello che è un oggetto di disturbo per i nostri piloti, ovvero una pornostar che abbiamo presentato anche ieri sera, che era Bobby Start, se non erro. Bobby Start è una pornoattrice che, ricordo solo che da regista ha fatto 14 film, mentre ne ha fatti più di 800 come attrice, tutto questo dal 2006 al 2013, quindi in soli 7 anni, sì. Dimmi tutto, Speedy. A dei chilometri. Dicevo che nonostante sia un gioco, ti assicuro che la pressione c'è in partenza, soprattutto i primi giri, c'è una bella pressione. Che infatti dicevo puntate scorse, quando c'era Schiumarini, così che ci agitiamo noi che giochiamo, posso solo immaginare quelli che corrono veramente l'agitazione che provano. Sì. Immagino la passione che uno anche ci mette in questo gioco, perché, o comunque quando si mette a giocare con altre persone, non potendovi vedere, non potendovi menare a vicenda, almeno avete la possibilità di picchiarvi in pista. Sì. Poi sicuramente contemplare dei premi, delle iscrizioni, tanto maggiore è il premio, tanto più la competizione aumenta, e quindi anche la pressione e lo stress della gara vanno di conseguenza, sì, no? Sono direttamente proporzionali. Lì si potrebbero veder volare dei pugni, davvero. Sì. Allora diciamo che abbiamo in serbo qualcosa per i nostri piloti riguardante questo argomento che hai tirato fuori. Mm-hmm. Fred Mostro intanto in primo davanti a tu che... Ah no, sì, un attimo, partire, pelo, scusa, ma noto che c'è un pezzo ai box.
Molto probabilmente ha avuto un problema e non ha schiacciato in tempo il tasto guida. Quindi partirà, dopo tutti gli altri. Ma questa qua mi sembra molto una strategia. No, non credo. Secondo me è una strategia. Può essere. Speriamo che non si metta di traverso in mezzo alla pista. Vorrei dire di non lampeggiare al nostro Gianlu, che saluta tutti. Grande Gianlu. Mi raccomando, alla prima staccata non frenare. Allora adesso andiamo con la partenza ufficiale della nostra gara a Suzuka sul bagnato, dedicata a Live is Life Network. E quindi stanno arrivando i nostri beniamini, i nostri piloti dei vari team. Stanno arrivando sulla linea del traguardo. Attendiamo il... Eccoli qua. Mamma mia, guardate che schieramento. Guardate quante persone. Bellissimo. È aumentata anche la pioggia. Esatto. Ma visto che la gara è in nostro onore, Tambu, ai vincitori, cosa potremmo offrire? La figa. No. Ma dai, che lì scarseggia per tutti. Che cazzo vai a regalare? Eccola qua che è partita. Partiti. Partiti, quindi aspettiamo le prime curve. Sappiamo che è molto difficile sorpassarsi. Ha sentito molto bene Fredo Mostro. Fredo Mostro. Rimaniamo sulla prima il curva. In esterno. Vince ci prova. Prova tantissimo, rischiando. Anche il giallo, io rimarrei qua perché la... no, mangio toccato. Speedy e Kelfen, grazie a Christmas, contatto di gara, si è visto sicuramente bene. Espulgilo! Tanto davanti, tre no. Aston, Magica Aston Stanley, Vicio. Eh sì, il giallo recupera Luca, che una posizione. Sotto. Eh sì. Intanto il giallo ci prova. Andiamo a vedere la prima Bentley, la troviamo in quarta posizione, è Vicio, incastrato. Guarda che addosso Giulio. Sono tutti attaccati a Giulio. Giulio incomincia a fare Giulio subito fa la tappo. Vuol far andare via i primi due. Sì. Gioco di squadra qua. Beh, assolutamente sicuramente sì. gioco di squadra. Si infilano. Sto guardando. Quindi occhio che potresti ricevere delle bastonate pelo, Guarda lì che si butta fuori. Ma è bella la faccia di Ronta che guarda la gara e... Sì, cioè, qualcuno là in fondo è uscito. No. Sì, Kefren che è uscito. Nel rientrare ha tamponato un Campari vino. Attenzione, penalità subito. Andiamo un po' indietro a vedere là il Calli. Il Calli e Speedy. Strano Calli, che sono uno davanti all'altro. Qua la vedo male per Speedy. Stasera il Calli che corre non più per Race for Win, ma per Campari e vino. Questa sera è stato istruito su cosa deve fare nei confronti di Speedy. Ma si può scommettere? Cioè possiamo fare possiamo fare quello che vuoi. Esatto, possiamo fare cioè si possono fare scommesse, ma anche a soldi, assolutamente. Cioè, soprattutto roba illegale. Oh, il giallo perché in fila. Noi siamo qua che proprio noi guardiamo la diretta, guardiamo la telecamera e sfidiamo la finanza. Cioè noi qua scommettiamo dei soldi. Fiammette gialle, noi qua dan. Ciao guardia di finanza, non ci perderete mai. Mai. È venuta così. Vabbè, io mi chiamo Pello Goffo. Allora intanto guardiamo che abbiamo avuto un attacco di il giallo su Luca che si era fatto sotto, ma non è riuscito in fila. Giallo che saluta. Grandissimo giallo. Mamma mia, andiamo con guardalo qua. Aspettiamo con ansia la Chiara Brusa che ci deve comunque Chiara. La Chiara Brusa. Brusa. Ma tutta questa gente che ci mette dell'impegno a fare queste corse, no? Lo sa che state dirigendo questa puntata da una radio di coglioni di cazzari come noi, no? Cioè, perché è il nostro onore, quindi lo sanno che di fatto il patron della gara sono dei coglioni. No, non lo sanno. Io ho presentato la radio come una cosa seria. No, ma siamo seri, ma siamo anche dei coglioni. Sì. Più coglioni che seri. Anzi, no, togli seri, siamo coglioni. La verità, pronto, ti senti un po' coglione? Sì. Anch'io sì. Mi sento un po' coglione. Cioè, ma proprio dentro, io non riesco a fare il serio. Se io e lui siamo coglioni. quello in mezzo, cosa sarà? Ora, vabbè, andiamo avanti. Chi sta? Tanto Freddo Mostro. Prende un po' di margine, ragazzi. Sì, da un secondo e mezzo il suo compagno di squadra. Per un appassionato come me di Formula 1, di MotoGP e robe varie, non è giusto per me, è antisportivo quello che sta tanto facendo. Tanto Gianlu si fa Giulio sotto sul Vicio 46. Che sta facendo da tappo. No, guarda, Giulio Charles ha dato già un bel distacco. Sì. È stato proprio solo una partita. Intanto vedo del casino. Tra Bora, ho visto Bora. Bora e Speedy che sono vicinissimi. Ma dietro c'è il nostro. Sì, adesso la telecamera arriva. Arriva. Eccolo, il nostro camera, un altro licenziato. prende le macchine. C'è il pezzo, intanto è 14esimo. Andiamo a vedere il pezzo. Il pezzo è indiavolato. Il pezzo è al sangue agli occhi anche stasera. Come stasera.
Intanto purtroppo mi sembra che devo annunciare che c'è un mancamento. Ma no, eravamo 17, giusto, eravamo 17. C'è Enzo, c'è che Enzo non è, che... non è arrivato. Enzo, sì, Enzo appunto, ne manca uno. Ma t'ho detto. Sai, siccome non c'è. Guarda i calli lì. Intanto male. Potresti andare su uno dei mio team, i Gianlu. Sì, subito. Che è tipo a due decimi da. È entrato Luca, che è girato. Vince 46. Giallo, contatto con Giallo. Passa anche forse Bora. No, finito di dirlo, è Giallo. Devi star zitto, vedi. Ma sai che intanto i calli mi ha passato. Ed è arrivato. Il calli è passato Speedy. Visto? Sarà che non devo più parlare, forse. Parla degli altri. Ma a proposito. Ma a proposito di ombrelline, lo sapete che nel 2015 al mondiale endurance del WEC erano state abolite? Sì. Erano state abolite perché il capo della categoria le aveva considerate concettualmente superate e una forma di sessismo nei confronti delle donne. E infatti quella persona lì non esiste più. Cioè, è ceduta il giorno dopo averlo detto. Ha attraversato la strada e 17 macchine gli sono passate sopra. Semplicemente è morto in circostanze misteriose. Attenzione, un altro contatto davanti, un ombrellino infilato davanti a Bora, c'è stato un contatto davanti a Bora. Ancora Luca che è Gianlu, forse? Sì, penso di sì, perché mi sembra che lo veda. Vicio. No, Vicio. Loro ci sono. Vicio, attenzione, Bora. Bora il Calli. Bora. E purtroppo mi sono trovate. No, ragazzi, c'è cioè così però. Purtroppo così, ragazzi, Speedy è sfortunatissimo. Così, così non va bene. Così non va bene. No. Chi ti ha colpito? Dove sei, Speedy? Tra l'altro, lei ancora. No, ragazzi, così non ci siamo. Vabbè. Bentley, non faccio commenti. Kelfen, attenzione, Kelfen, non faccio commenti perché. Niente, Speedy, prendi la via al contrario. Kefren è già la terza volta che mi viene addosso, sinceramente. Puoi sempre fare come sempre, noi consigliamo di fare poi reclamo a fine gara. Guarda, io e il Tambu ti possiamo dare una mano con 1000 euro, andiamo dal tipo lì e... Se ti può essere di consolazione, io e il Tambu lo andiamo a menare, tagliamo le gomme. Sì, dai, un braccio, un dito, gli facciamo il tubo dell'olio, della benza. Io sono terrone, so come si fa. Una testa di cavallo davanti a casa gliela facciamo trovare, dai. No, nel letto. Un lavoro molto amichevole, direi. Sì, una cosa leggera. No, ci dispiace. Purtroppo niente, i primi tre vanno per conti loro. Vanno al bar a bere un Campari. Ma sempre loro. Sei Campari. Purtroppo. Ma tipo chi commette delle scorrettezze, no? Insegnatemi, che io sono ignorante. Sì, abbiamo un regolamento interno nostro che è il pilota che ha subito la scorrettezza pubblica, cioè si può salvare il replay, ok? Quindi ogni pilota può salvarsi il suo replay e dal replay puoi andare a vedere diverse fotocamere da vedere okay, proprio. Però hai già perso la gara in quel caso. Sostanzialmente sì, ma ti do una penalità. Cioè io che sarei il direttore gara mi viene ricevo questo messaggio col video da parte del pilota che è stato, diciamo, la parte offesa, nella quale io dopo verificherò se effettivamente è un contatto di gara oppure una cosa cattiva, come è successo sembra. Adesso vedremo in quello che ci dice Speedy. Non facciamo illazione. Allora, intanto ti dico che c'è una macchina box, che non so, io sono andato in box. Quattro macchine box. Vicio che ha fatto il pit, Kelfen e Massi 77. Purtroppo. Allora, ti dico che Kelfen ha pittato, quindi è da squalifica. Te lo dico in diretta perché era dietro di me, ha pittato, quindi va squalificato. Intanto arriva lo stop and go. Stop and go per Vicio 46. Attenzione, mi sembra di aver visto un'altra pittata. Forse Massi. Rivedremo il replay. Purtroppo se Kelfen ha pittato, giustamente come dice il nostro. Ciao, ti spiego anche questa cosa. Non volevi interrompermi, ma agli altri ragazzi. Cosa vuol dire pittato? Quando noi siamo ignoranti. Quando allora, scorreggi. Sostanzialmente, è un linguaggio tecnico, un gergo tecnico di chi. Fin qua ci sono. Ok. Sostanzialmente, tu cosa fai? Noi cerchiamo di fare delle gare più vicine alla realtà possibile, okay. Chiaramente con i limiti eccetera. Quindi tu nella realtà se ciocchi la macchina, detto in italiano forbito, se ciocchi la macchina contro un platano devi farti il giro di pista e entrare in box, perdendo anche due giri se la macchina non va, mentre invece pittare semplicemente schiacciare il tasto option sul joystick e mettere pit
e ti butta i pit. Però non è corretto, nel senso che comunque sia, tu in qualsiasi punto della pista puoi anche torni rubare ai box. Torni ai box e puoi anche rubare un giro, effettivamente. Sì, perché se eri la prima curva. Sì. Ho detto tutto bene. In questo caso tu fai pit e poi quando riparti hai 2 minuti e mezzo da scontare. Però tecnicamente comunque non è corretto. Hai la macchina rovinata, si fa tutto il giro con la macchina rovinata, cazzi tuoi come si dice, e dopo vai box. Tanto anche Zobaskin, il primo con l'Aston Martin che va a effettuare, sì, e il giallo dietro, anche grande giallo. Quindi undercut, anzi è già stato fatto l'undercut involontariamente. Tanto il Vicio da Speedy ancora fermo in box. Sì, Speedy, Vicio penso che stia scontando lo stop and go di 30 secondi. Intanto arriva Zobaskin e il giallo, come abbiamo detto. Intanto Freddo Mostro è là. Tanto va via cannone. È là che va via. Però Ciupito è dietro. Ciupito e Giulio sono di tutti. Ciupito e Giulio sono lì. È impressionante. Abbiamo, guardiamo, aspettiamo il primo tanto tempo di distacco loro, che è 11 secondi dalla prima macchina inseguitrice. Che è proprio lui. Che è proprio lui. Caifa 58. Caifa 58. Tanto lì zitto zitto è la prima Nissan. Sì. Quarta posizione per lui. Prime Bentley, dove sono le prime? Luca, sesto. Non sappiamo perché, ma abbiamo qua il nostro Ali in regia che vorrei inquadrare, ma non posso. Ma lui si deve autoinquadrare e ride perché guarda me. E tutte le volte che mi guarda vede la mia faccia sbigottita di quello che non capisce un cazzo di sta roba. Mai guardato la gara in macchina? Ma sì. No. Cioè, ma non è che guardare una gara in macchina significa che capisci, perché se io ti dico hai mai guardato un porno, tu mi dici sì, no, ma però non è che tu sai chiavare, quindi cioè, che cazzo di paragone mi stai facendo? Cioè, io l'ho guardata, ma cioè, non ho la passione, non ho... Questa è cultura. Sì. Qui c'è un tocco di classe, non da nulla. Tocco di classe. Cioè, ho Bukowski, ho dei libri... Io ho bucato. Scusa, una cazzata. Isaac Asimov. Intanto, Pelo, ti dico che c'è ancora poca pioggia in pista, quindi chi magari ha fatto, diciamo, alle pressioni troppo alte potrebbe avere dei problemi verso la metà gara in poi, il surriscaldamento. Sì. Quindi mi confermi che le traiettorie, diciamo, che non sono, beh, anche se però mi pare di vedere che per esempio nella curva prima del rettilineo ci sia comunque abbastanza acqua in traiettoria. Però ti assicuro che tante traiettorie sono asciutte, però sono abbastanza chiare. Quindi cambierà anche il fattore del consumo gomme, che speriamo che non faccia sì che alcuni debbano fare il pit per cambiare le gomme. Tipo i primi tre. Se nella scia è asciutta, no? E quindi hai le gomme da acqua e si surriscalda, teoricamente sì. Funziona così, no? Però mentre guidi dici le voglio raffreddare, vedi la pozza e tu vai sulla pozza, le raffreddi. Assolutamente sì. Cioè, è proprio una cosa che puoi vedere anche via. In Formula 1. Cioè, io farei così, sì, da ignorante, sì, no? Sì, fanno. Cioè, vado, cambio la traiettoria e vado sul bagnato. È chiaro che hai comunque un limite, cioè nel senso. Sì, non ti possono vedere da ubriaco che giri così. No, ma più che altro perché anche proprio il simulatore, questo bellissimo simulatore, assetto corsa competizione, è stato fatto veramente molto bene, quindi puoi trovare comunque lo sporco fuori dalla traiettoria ideale che ti impiastriccia le gomme. Sì, fatto bene, però sta storia del pittare che puoi fare on off, lo fai lo switch, è un po' una cagata. Chi è andato fuori? Chi lo fa, ci dovrebbe venire fuori il pallino che l'ha fatto e rimane in memoria che hai fatto una cagata. Effettivamente sì. No? Speedy, posso farti una domanda? Dimmi pure. Ok, allora, se tu fossi un team manager, no? Cosa consiglieresti come gomma in questo momento? Bagnato, assolutamente. Non pensi a un qualcosa di diverso perché la pista si sta asciugando? No, purtroppo gioco qua ha solamente bagnato o slick, non ha l'intermedio. Ah, okay. Quindi io non hai, diciamo, troppe opzioni di scelta. Ok. Però sicuramente fa molto l'assetto. Cioè, anche chi ha fatto un assetto per acqua consistente è diverso che un assetto per una pioggia del genere. Più flebile. E lo sapevate già che pioveva su Zucca? Sapevamo che pioveva, non abbiamo l'entità di quanto piove. Cioè, è stato proprio impostato così, che c'è la possibilità che piova tanto. Potrebbe essere diluvio come Pioggerellino. Ma l'avete scelta apposta voi o sapevate che, siccome era la gara Live is Live Network, dopo aver sentito il Tambu che parlava di squirting, avete associato la pioggia con la gara? Allora, quello che si occupa è il Calli e Spiri, ma penso proprio che abbiano ascoltato il Tambu. Sì. Abbiamo scelto... Il bagnato che attira sempre. Grande Speedy.
adesso c'è dietro il giallo. Intanto vediamo che giallo è rientrato proprio dietro di te, Spini. Intanto penso che ci sia già un ritiro, che è quello di Vicio 46, che non è più uscito dallo stop and go. E quindi penso che ci sia un ritiro. Anche Jobaskin riparte in questo momento, è entrato in box Pez, che si è appena fermato. E quindi aspettiamo notizie anche da Pez, guardare quanto ci mette a fare il pit. Ricordiamo che un litro di benzina costa circa 3 secondi e 2, mi sembra, giusto? Ah, pensavo 3,5 euro. No, non è, non sono un danno grave. Ho fatto, danno tipo, ho fatto 20 litri, era 8 secondi di sosta. E intanto, no, Pez è rientrato proprio davanti a Speedy. Undicesimo, sì, sì. Quindi è il primo di quelli che hanno già fatto il pit lane. Ho fatto sosta rapida, rapida. No, però sai che mi piace, no, davvero, comincia a essere coinvolgente. È tipo una nuova droga. Quindi, sì, esatto. È trippante. Quindi, comunque, stando morto, ho 3 secondi. Stando a come sta girando il tutto. Come stai, bello, però. Stando come stanno girando tutti, Fred Mostro, ciao, ciao. Freddo Mostro va forte. Pong deve ancora. Allora, innanzitutto, il problema è che i primi tre vanno forte. Guardate, guardiamo se abbiamo la regia bella. Beh, comunque, guardate qua. Se guardate qua di fianco al... è sparito tutto. Se guardate qua di fianco al simbolo dell'auto, il numero che porta sulla tabella, trovate un numerino 1 arancione, oppure più giù il verde. Ah, no, scusa, il verde. Più giù è finita la grafica e ho toccato te. Più giù il verde vuol dire che devono ancora effettuare il pit obbligatorio, consistente nel solo rifornimento obbligatorio. Le gomme possono cambiare a scelta. Puoi scegliere. Quindi ancora tutto si può decidere. Sì, sì. Anche perché penso che abbia appena commesso un errore, dato che Freddo Mostro lo troviamo dietro a Ciupito. Anzi, no, qui abbiamo una strategia in corso, penso. Nel senso che Massi 77, che è un doppiato, vedremo come si comporteranno questi ragazzi della Bentley. Ma io spero che lo... Beh, io lo metterei di traverso. Sì, come nel dubbio, mi scivolate d'ingresso. Allora, datemi delucidazioni sulla leggenda che vedo. L'ha fatto passare, dai, si è spostato. Corretti, ma Massi 77 è uno dei più corretti. Massi, in questo caso non dovevi esserlo. Allora, abbiamo in rosso saltella. Le posizioni, no? Sì. Sì. Il nome dei piloti, eccetera. Poi dopo cosa abbiamo lì? Dove numero c'è? Dell'auto 265, 13, 16. 666, 80, che sì. Sono in rosso, sono quelle 666, che. 666, se guardi sulla fiancata, questa macchina è numerata proprio 666. Sì, no, però la casella è rossa. Rossa perché hanno. Alcune grigie. A seconda del campionato. Questo okay. È un campionato M. Se andiamo a vedere qua dietro la macchina, ci sarà scritto tipo silver o gold. Adesso guardiamo. Di fianco c'è il secondi. Il pit, qua l'uno arancione che vedi. Quella barriera. A differenza del verde che vedi qua, ok, hanno già fatto il pit. Il verde sì, non l'ha fatto. No, il verde l'ha fatto, con l'arancione no. È un po' come il semaforo, Johnson. Tanto Isaac, Bora. E poi dopo il distacco da quello precedente. Bora ha fatto un errore, probabilmente. Ok, perso posizione. Bora è fermo. Attenzione, ottimo. Auto ferma fuori pista. Quindi nessuna in teoria problematica. Arriva proprio in questo momento. Non già l'ho passato Speedy. Sì. Sì, sì, l'ho fatto passare perché è più veloce, inutile tenerlo dietro. Compagni di squadra. Dacci dietro, Speedy. Correttezza di Speedy, guarda lì. Allora, qua ci chiedono intanto dai messaggi a casa, che vi ricordiamo che potete mandarli, noi li leggeremo e vi risponderemo su YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, Sky, sì. Digital Red, tutti. Sì, tutti. Ci chiedono intanto un certo Daniele Costi. Grande Costi. Grande. Quale traverso è giallo? In onore di Daniele Costi ci chiede quando io e te ci troveremo, ci vedrà correre in pista. A me io sono sempre il povero Alan, poverino, e rimane in disparte. Leggi il commento. No, Dani, mi spiace. C'è scritto: oh, ma quando vi vedo correre Fabiette e Gabriel San? Gabriel San? Perché San? San, perché c'ho il codino. Ah, Gabriel San. Io non gioco. Io non gioco. Troppo schifo. Ma che è successo a Freddo Mostro? Che cioè, tra i tre, quello che più forte è abitualmente. Attenzione, Freddo Mostro, erroraccio forse. Grande Freddo Mostro. Forse gioco di squadra perché sono i primi tre. Forse Aise ha trasportato. Oh, forse ha bevuto il campare di troppo. Ma si è rilassato un attimo. Guarda, è una pista molto difficile. È lunga, lunga. Noi l'abbiamo provata ufficialmente. Io e il buon Alan l'abbiamo provata. E sì, è difficile. Io facevo cagare. Tanto Christmas ha messo le ruote davanti a lui. È vero. Ma nel joystick, no? Secondo me c'è qualcosa che non va in Freddo Mostro, perché ha perso un altro secondo dal giro di prima.
Freddo mostro, effettivamente. Attenzione, attacco di Christmas, su Aise, o contrario. Aise passa. Aise. Mamma mia, guarda se l'ha tenuta. Vai su Aise, spostati. Non toccare niente che mi tocca. Attenzione, fuori, attenzione. Christmas fuori. Fuori, erroraccio. Guarda Luca lì che ne approfitta. No, chiude bene. Attenzione, Kaifa. Ah, c'è la battaglia, battaglia. Tanto il nostro Ale in regia non ce la fa più ormai. Sì, sì, mi sta guardando, ride per me. Ale, fatti vedere un attimo. Faccio il dito medio e rivolto ad Alessandro. No, qua ci fanno delle foto anche. Sì, vai, esatto. In verità se le sta facendo a lui, ragazzi. Noi siamo qua da mezz'ora. Ti sto coprendo, tra l'altro. Guarda, sei proprio impacciato. È campare. Quindi è campare. Sale in catti dal Ciupito, che appena un po' largo. Giulio Dosso. Eh sì. Freddo Mostro dietro. Si buttano fuori tra di loro. Pazzesco. No, si buttano fuori. Se lo fanno veramente. Ah, sbagliato a staccare. Scendo. Tanto Kelfen però è lì davanti e non l'hanno ancora preso. Ma Kelfen, considerando che Kelfen è in doppiato. È doppiato. Sì, però è da un po' che era doppiato come massimo. Ma perché Giubito ha fatto due tra l'altro. Freddo Mostro i box, quindi evidenti problemi all'auto. E quindi vediamo in che posizione potrà riuscire. Ma presumo, andiamo a vedere dov'è Kaifa. E Kaifa no, quindi guadagnerà. No, entra in box anche lui. Quindi va a guadagnare il tutto. Luca 13. Lukag sicuramente andrà. Buono. Sì, e si continua. Anche Aise, guardalo lì. Aise che però no, è. Aise è doppiato. È doppiato anche da Lukag. Sì. Tanto Bora è tanto così. Tanto vulcaniano. Fermo ancora lungo la strada. Solo Soletto è in nona posizione. Sì, purtroppo vediamo Bora fermo a bordo strada. E Bora ancora. Forse ha avuto un problema tecnico con l'amorosa che è intervenuta a caso mentre stava giocando. quindi è un attimo in relax. È ragazzi. Caporella ufficialmente. Ma direi che c'è un po' di movimento. Mi piace sta cosa. Potrebbe essere comunque più accattivato. Mi è piaciuto lui nel caso. Sì, appunto, cioè. Quindi abbiamo Kaifa come prima macchina che ha fatto box. Abbiamo i box adesso, quindi in teoria è Pezzi il primo che ha effettuato il box. Pezzi, anche perché penso che non riescano a uscirli. Che è uscito Kaifa, è uscito davanti a Pezzi, dietro. No, appena dietro. Kaifa e Pezzi, i primi due penso che si sbattaglieranno. Adesso vedremo. Abbiamo anche la prima macchina, la prima Bentley che troviamo, la terza posizione di Lukag. Di Lukag, no, sì, guardavamo solo quelli che avevano già fatto i box. Sì, Luca. L'abbiamo già fatto io il giallo, l'abbiamo già fatto il quasi tutti tranne i primi quattro. E Vulcaniano e Bora che penso che sia molla. Ufficialmente ritirato Bora. Bora penso di sì. Credo che anche Vicio. Sì, Vicio ha distrutto la macchina, sì, ha comunicato prima, sì. Quindi peccato per questi piloti che non possono andare avanti. È un palito cannone, Vicio, è forte. Intanto vi comunico che mancano 23 minuti alla fine della gara, quindi ancora siamo già a metà gara. Siamo ormai arrivati a metà gara, però ancora è lunga. Ancora possiamo. È lunga il dai, tutto. Pelo, dacci il meteo come solo tu sai fare, però in minigonna. Mi concentro. Mancano 22,48 secondi alla fine della gara. La pista è 28 gradi, la temperatura esterna è di 25. Il circuito è bagnato. Perfetto. E si prevede pioggia consistente per i prossimi 30 minuti. Tanto il Calli, guarda che da soffre do mostro. Non molla il Calli. Pazzesco il nostro pelo. Non sto facendo niente, volevo vedere un po' di porno. Intanto, Calli, intanto Chiara Brusa, ciao ragazzi. Ciao Chiara, ciao, ben Chiara. Arrivata. Ciao, arriva Chiara, anche Chiara. Il mitico Edo. Ciao Edo, guarda come è. Infatti dicevo. Dov'è Edo? No, penso che abbiamo avuto Speedy, non ascoltare tuo fratello. Vai, te l'ho inquadrato Edo, eccolo qua. Il fratello preferito, colui il quale non sbaglia mai e non va mai dritto in curva. Questa togli sera le cuffie lo troviamo su joystick. Nissan. Quindi in gara con il Palanchino Racing Team. Col Palanco. Sì. Sei un po'. Ma senti, no, Ale, stavo guardando Vulcaniano d'aperitivo quanto... su. Ale, cos'è questa musica? Cos'è questa musica d'aperitivo? Non hai le cuffie, ti dice allora che la musica è aperitivo. Adesso le cuffie le ridò subito. Guarda solo come sta andando il giallo. A passeggio. L'hanno doppiato, ragazzi. Sì, l'hanno doppiato. Tra poco esce il boa dal. Tanto il Calli oggi, ragazzi, è quello che va più a fuoco, dei tre. Ragazzi, il Calli oggi sta bastonando. Oggi sta bastonando lo staff. Il Calli. Grande Calli. D'altronde poi adesso passa anche Freddo Mostro. Tanto il Gianlu si avvicina. È in banana dura il Calli oggi. Si avvicina a Vulcaniano, recuperando due secondi a giro. Chi? Il Gianlu su Vulcaniano. Sì, anche che se Vulca deve fare ancora più stop. Oh, ma chi?
Chi? Oh, ma dove? Ah, sono tu. È quello con un numero di fianco, un 1 e un 0. Ma 10. Adesso chi di troppo? Aise, Aise, errore, Aise. Dove? Aise, errore. Lì quadrato che arriva lungo. No, ha fatto passare alle in modo che così può ascoltare la musica. Parlo dove, come lui adesso. Ragazzi, non va. No, io vi dico, ragazzi, io vi devo salutare perché praticamente mi ha chiamato le poste. Ha detto che devo consegnare. Ah, pensiamo una di quelle pornostar che hai annunciato prima. Ma siccome è un pacco grosso, mi porto via anche Ronta. Ah. Sì, no, a parte gli scherzi, noi è stato un piacere per noi far parte della vostra trasmissione. Grazie, onorati di aver ricevuto questa onorificenza della suprema gara. Sì, esatto. Ci ha fatto molto piacere. Però abbiamo degli impegni e quindi dobbiamo lasciarvi. Cioè, vi abbiamo dedicato quest'ora. Anche perché sinceramente ormai avevate anche rotto i maroni. No, ma l'avevamo capito in modo molto così, con nonchalance, volevamo uscire nel miglior dei modi. Vorrei ricordare a tutti voi che, come disse il famoso poeta, tutti dovete morire, e soprattutto voi. No, io invece volevo lasciarli per, giusto per disturbarli fino alla fine, che oggi sono nate persone importanti come chi? Ezio Greggio, per dire, la Santanchè, Alfonso Signorini, Russell Crowe, Gianluca Grignani, Marco Del Vecchio, Sledi, il ballerino, e Roberta Lanfranchi, che a proposito di ombrelline è sempre stata una showgirl di un certo livello. Ragazzi, è stato un piacere, saluto tutti gli ascoltatori, i giocatori di Race for Ruin, bravissimi, vi faccio i complimenti, saluto anche Alessandro, grazie, che coaudiva la parte tecnica e felice di aver fatto ridere anche lui perché mi ha preso per il culo per tutta la diretta dietro le quinte. È stato bellissimo, senza farsi vedere. Noi vi diamo appuntamento con la nostra trasmissione Imparatemelo Voi, spoileriamo un po', il martedì sera. Buon proseguo, ragazzi. Ciao, grazie, ragazzi, mille. Ciao. Quindi torniamo a fuoco. Andiamo sull'assetto originale. Quindi... Tanto comunque ciupito. No, guarda Lukag. Non è l'assetto originale perché guardate un attimo in regia. Io forse sono in una forma decente e Cici è appena più piccolo. È vero. Ma io ti ho detto 20 volte, vai là, non ci vuoi andare, io non so cosa dire. Vabbè, possiamo stare ufficialmente anche così perché è bella anche così. Comunque Ciupito rientra in quarta posizione davanti a Pez, quindi. Eh sì, davanti a Pez, e però troviamo un Lukag 11 38. Tiene alta la bandiera. Eh sì, eh sì, però deve ancora effettuare. Aspetta che mi godi. Stop. Non ci vedo. Top, e top, quindi top. Sì, prende il preservativo, il cicino, e se lo va a trasferire sull'altro microfono. Ah, questa sera è un po' così. Allora, dici un po', il buon Speedy che ci segue sempre ormai, appuntamento fisso, pilota e commentatore. Qua, il telefono che guardiamo un attimo. D'onore. Commenti. Sono qua, dietro Vulcaniano. Vediamo se mi vede, mi fa passare. Ti sto inquadrando in questo momento. Io sono molto tecnologico, non so come si faccia a vedere i commenti. Ma guarda, basta che tu lo tenga così e i commenti sono perfetto, perfetto, eccoci qua. Ciao Caddy, attenzione! Devo dire, peccato inizio gara perché per contatti che ho avuto con Keflen, perché potevo essere più avanti sicuramente, perché ho anche un po' la macchina danneggiata, ma non l'ho riparata. Si vede. Altri secondi. Purtroppo è una vera combattente, tutta graffiata, bellissima. Però peccato, perché potevo essere molto più avanti. La gara è ancora lunga, Speedy, mancano 17 minuti e 30, quindi è ancora tutto un dire. Tanto per curiosità, Pez, quanta distanza dal buon Ciupito? Un giro secco. Si sta aggiornando su Luca, che adesso che ti do anche il distacco ufficiale di Luca rispetto al nostro Giulio Charles col sangue agli occhi. Deve fare ancora sosta. I primi tre devono fare sosta. Anche Luca che è Christmas. Sì. Attenzione, quindi ancora tutto secondi. Disponibile. Ufficialmente potrebbe esserci un certo Kaifa in terza posizione. Sarebbe bello comunque avere una macchina per tipo. Sì, molto. Sarebbe molto bello vedere il puffo però davanti a tutte. Quello che non si ricorda Alan, che povero prima Alan di... accontentiamoci anche di un terzo posto, che sarebbe già tanta roba. Ma intanto il Campari Vino ci ubriaca, il Cavaliere Nero arriverà. C'ha un cavallo. Esatto. Cioè basta uno vince, ragazzi. Tanto errore di Kaifa che è andato leggermente largo. Guardiamo se approfitta giusto Freddo Mostro a cannone. Arriva. Arriva. Freddo Mostro sta arrivando appena piano. È veramente forte.
piano. Tra l'altro la macchina, no, allora dobbiamo dire la verità. L'ha preso su, l'ha preso Speedy. L'ha preso su, sì. Ah, Kaifa, probabilmente c'ha dei problemi. L'ha tamponato, quindi per non finire nel ghiaione. Se un attimo. Un attimo. Stai dicendo pelo? No, stavo dicendo che secondo me è giusto fare comunque, per onore del merito a tutti quanti, confermare che c'è una differenza non voluta tra le auto, che comunque concerne una problematica. Cioè anche tu puoi confermare che la Nissan sul bagnato, contro ogni previsione, dato che nella realtà è una delle più stabili, è instabilissima ed è molto difficile da usare. Sì, molto molto instabile. Mentre invece dovete lavorare tanto sul gas, perché poi tra l'altro la Nissan, a differenza delle altre macchine, non ha il taglio TC del traction control, quindi devi proprio usare. È una macchina da uomini. Intanto Christmas, iBox ufficialmente, quindi Ciupito va a rubare la gomma. E anche no, Aise no. Esatto, non stavo capendo cosa è successo. Vai, continua. Ci abbiamo un sorpassone. Questa penna è una penna, ma non scrive. Eccola qua. Ciupito di traverso, guardalo lì. Stavi dicendo? Stavo dicendo Julien, che mi sono perso. Che va a cannone, 30 secondi su Lukag. Intanto, quindi, chi è che era? Ah, Christmas ha fatto box adesso? Sì, Christmas ha fatto box adesso, sì. Ed esce. Dov'è Christmas? Attenzione, Kaifa. Kaifa secondo me ha picchiato, ha il cofano distrutto. Arriva davanti al, non vedo se è il Calli. O mi sembra di aver visto una Nissan. Quindi potrebbe essere il Gianlu, in realtà. Gianlu, sì, proprio lui, Gianlu. Andiamo a vedere il giallo che arriva. E Torino c'è il Calli davanti e Kaif. E Christmas, scusate. Guarda, Giulio va talmente forte che rischia di rientrare primo poi box. No, in teoria no, no, perché mi pare che no. Ci sono 3 secondi se non erano. Comunque Luca, che ragazzi, bella gara per ora. Andiamo a inquadrare. Complimenti al ragazzo, guardalo qua col cavallo nero. Ecco, Massi che si attacca dietro nonostante Massi sia doppiato. Massi è appena doppiato. Però fa comodo, sai. Prende la scia, fa da scudiero. Gioco di squadra, ragazzi. Tanto io sono qua solo soletto. Dove è Speedy? Non ha posizione. Mamma mia, Speedy, c'hai la macchina da demolire ormai. Sì. Beh, ma intanto sono momentaneamente fiero del nono posto dopo quello che è successo in partenza. Quindi. In quanto state girando, Speedy? O perlomeno, in quanto stai girando? Ma io sono sul 14. Solo che non sto spingendo perché purtroppo ho dei problemi sul davanti e quindi non posso spingere più di tanto, se no rischio di girarmi. Quindi sennò penso che a macchina a posto si girava penso anche sul 12. Buon giro. Ma volevo chiederti, quindi la pista risulta essere, diciamo, per lo più asciutta? Sì, la traiettoria è abbastanza asciutta. Non è bagnata come è capitato ieri nei provi liberi, diciamo. Anche nelle libere era molto più bagnata. Ok, quindi può darsi che ci sia un cedimento di gomme, come dici, o si riesce abbastanza a tenere sotto controllo? Allora, ti dico, io mi sono, diciamo, ho fatto le pressioni un po' più basse, quindi ho le pressioni giuste. Se qualcuno è partito con pressioni sui 27, che quindi erano le pressioni che davano con la pioggia un po' più fitta, potrebbe arrivare a fine gara, insomma, avere dei problemi di gomme. Esatto. Perché salgono, diciamo che la temperatura ideale per la pioggia è sui 30 gradi, no? Cioè, scusami, 30 di pressione. E già se si fanno 32 così comincia a essere molto scivolosa la macchina. Ok, quindi può darsi ancora tutto ufficialmente in questi 12 minuti e 15 secondi che mancano. Tanto Gianlu che recupera più di un secondo e mezzo a giro su Christmas. 8-6-5. Sì, purtroppo la grafica, come vedete, questa sera ha deciso di non aiutarci molto. Nel senso che ci mancano dei tempi. Quindi anche noi facciamo fatica a capire quando potrebbe esserci un possibile sorpasso. Comunque c'è Fredo Mostro che recupera su Path e il Path perde da Ciupito. Fredo Mostro, queste Aston va Ford. Sì. Tanto qua alla fine della guardate la gente a casa, si sta continuando a salutare in chat, nella nostra chat. C'è la Marti che dice ciao a Caddy. Sappiamo che anche tu Caddy, ragazzi, è colpito a lunedì. Cado, te l'ho detto che con quel braccio monco faceva Il crocerossino.
Usa le vecchie tecniche, cado. Per te, guarda cosa ho portato. Cosa ho portato a cose? Vabbè, ma hai paura della Skoda, ma è stato gentilmente. L'hai portata tu. È stato gentilmente offerto dalla Skoda. Ah, che se non ci fosse capace. Recupera un sacco. Ciupito. Ah, arrivo, aspetta. Ha preso altri due secondi a Luca. Molto probabilmente. 11 minuti alla fine della gara, quindi. Grazie. Anche perché in teoria manca ancora della gente ai pit. Ma entro due. Quando è che si chiude la finestra? 8 minuti e 24, è scritto in alto a destra nella schermata. Ottimo, grazie per il consiglio, buon pelo. Comunque anche grande gara di Vulcaniano, il decimo alla sua prima gara, poi su Bagnati sicuramente non è neanche facile per lui. Sì. Grande gara anche per Vulcaniano. Sì, no, tra l'altro ti dico, Vulca che comunque io... L'avevo detto a Alan, se onesto, gliel'ho detto mentre venivamo giù. Sì, è vero. Ho detto attenzione perché i personaggi che vediamo, diciamo, un po' più arretrati di solito, tipo Vulcaniano, che purtroppo non è che non è bravo, corre poco, ci dà una mano a fare la safety car, quindi giustamente chi meno prova meno va. E c'è proprio un margine ben distaccato tra chi prova tanto e no. Però in quei casi qua, dove casomai la paura di sbagliare ti fa essere un po' più leggero sul gas, ti permette di avere un passo senza errori che ti porta a avere, come in quel caso qua, un Vulcaniano al decimo posto. Sì, infatti. Infatti gli ho detto prima che era preoccupato del suo passo. Tu non ti preoccupare, che se c'è il passo regolare vedrai che porti a casa una bella gara. Infatti per adesso così. Sì, speriamo che si ricordi così di fare il pit, perché mancano ancora 7 minuti e 10 secondi alla chiusura della finestra temporale pit. Ah sì, intanto Freddo Mostro che va leggermente lungo. Sta andando forte, perché ha preso altro mezzo secondo pezzo. E intanto il Gianlu che scende sotto i 5 secondi. Sta andando a fuoco Gianlu. Gianlu, se guardate la guida del Gianlu, sta buttando su di traverso tutte le curve. Guardatelo. Arriva. Sta guidando veramente sporca, ma... Devi guidare così. Dimmi se sbaglio, Speedy, però per fare le curve abbastanza dignitose con il GTR bisogna buttarla un po' di culo. Eh sì, abbastanza, soprattutto la Nissan. Devi proprio buttarla dentro, guarda. E intanto ci saluta Grande Gianlu. Ciao Gianlu, che ha capito di buttarla via di culo. Speriamo che non butti via lui tutto. Gianlu, non ascoltare il tuo capo team. Facci vedere un traverso. C'è Luca Gaybox. Luca Gaybox, attenzione! Vediamo dove rientrerà. Sta arrivando in questo momento. In fondo, adesso è terzo. Attenzione, perché Giulio Cià sta giocando il tutto per tutto, continuando Giulio. Così. Giulio vuoi girare senza broda? No, più che altro che sta veramente. Tanto Giulio che ha dietro Vulcaniano, vuol dire che ha doppiato fino alla decima posizione. Sì. Proprio là in fondo Vulcaniano. Grande Vulca, ricordiamolo, Vulcaniano. Tanto Luca che per le due posizioni. Quinto. Però davanti comunque c'è Pez. In terza posizione, ragazzi. Può difendersi. Sta segnalando al doppiato. Ad Aise il doppiato. È molto sportivamente, devo grande, dire. Grande Aise. Beh, i doppiati oggi sono tutti bravi comunque. Sì, nonostante io avessi dato un po' di casino nei primi due giri, qualche incidente, però i doppiati regolari. Ma diciamo che la tensione che abbiamo creato noi capoteam è stata molta. È partita due o tre settimane fa. Poi il problema è una gara di grado difficile. Scusa oggi, se vi interrompo, è che ha un Freddo Mostro a 3 secondi e 4 molto affiatato. Beh, il problema è che le Aston girano più forti tutte quante. Infatti, siamo obiettivi che oggi come schieramento macchine, attenzione, se vogliamo ne va un po' meno e l'Aston ne va di più di tutte. Cioè non è che intanto volevo approfittarne Pelo per dire al mio capo Alan che lui pensa che gli piace perdere, perché poi ricorderemo che più avanti avremo un'altra sfida. Ha scelto una macchina la peggiore del lotto. Quindi faremo approfittarne in diretta per dire fai ancora in tempo a cambiare scelta. Questo ascolta il tuo pilota. Questa è una freccia di io penso che adesso ha una cosa così ti darà una risposta, vecchio, che ti capotti in pista. Ma Speedy, perché noi siamo, a parte che siamo degli uomini, numero uno. Secondo è che sai com'è quella puntata che ci fu ai tempi che uno, piuttosto di vincere un milione di lire ai tempi, disse una frase epica, invece che la fuga fuggirono, grazie alla loro
figa invece che fuga. E noi siamo uguali, quindi piuttosto che prendere un Audi, noi perderemo con dignità. Grande, dillo. Va bene, ok, allora mi sa che stavolta lascio la scelta al mio capo. Speedy, devi ammettere che stavolta la grafica, visto che tu l'hai già vista in anteprima, è bella, mi è piaciuta, mi è bella, bella. Sono stato bravo. Io non l'ho ancora vista, fai te. Tanto Luca che è andato settimo, ragazzi. Attenzione, casino Luca. Andiamo a vedere qua davanti, abbiamo due Aston, quindi comunque sia, anche se pezze a 23 secondi, c'è manca Giulio che purtroppo sta ritardando molto. Speriamo che lo faccia in questo giro, anche perché dopo non avrebbe più, penso, tempo di chiudere un altro giro. Vulca intanto l'ha fatto, Vulca l'ha fatto ed è uscito dodicesimo. Grande Vulca. Grande Vulca. A 18 secondi, 19 da Aise. Bravo. Quindi grande gara di Vulca, davanti, grande strategia. Grande. Ah, Giulio non molla, ragazzi. Vuoi sfruttare tutti questi giri qua? Sì, sarei curioso dei tempi. 3 minuti, riesci, quindi riesci a vedere quanto gira da Giupito? Chi? Giulio. Ah, il tempo? Sì, il distacco? Sì, poi anche non riesce a Ti dico, Giallo sta girando sul 2.14, almeno adesso ha fatto un 2.14, ma pensa che avrà fatto forse un errore adesso. No, Giallo secondo me sta incominciando ad avere un cedimento di gomme. Anche Luca, attenzione, Luca me lo dà sotto Christmas, quindi andiamo a vedere. Il settimo è rientrato. Adesso ha ripreso, non era 7 decimi. Si è avvicinato. Sta avvicinando, quindi guardiamo. Tanto Freddo Mostro, un secondo e 8. Cos'è in alto? Un secondo e 8 da Pez. Secondo e 9, scusa. Quasi 2, dai. 9, 8, 9, 2. Ho 45 secondi, Giulio, su Ciupito. Sì, errore. Ma il nostro Carnetto, che non vedo. Il Cagli è in quinta posizione, zitto. È quinto. Quinto, ragazzi. Sì, grande Cagli. Anche lui un altro personaggio che è sempre stato un gran pilota, soprattutto sul passo. E senti, attenzione, qua! Attenzione! E per il Cagli? Sì, però casomai inquadriamolo anche. Vai sul Cagli, guardalo lì. Senti! Senti il basso. La musica tonante! E noi facciamo concorrenza agli amici di Imparatemelo Voi con la discoteca di Lubiana. Noi siamo qui a Rossena. Noi siamo qui, abbiamo passato lo studio stasera. Stasera siamo a Rossena, nello studio 2 di Live Network. E in via Timbetera sull'Alpe di Succiso. Guarda sempre il Bora là. Oh, Rossena, in via Timbetera sull'Alpe di Succiso. Sull'Alpe su Succiso, ma è logico. Un attimo. Un attimo che vola. Tanto qua, come sempre. Freddo Mostro è 1-1 ancora, ma è a un secondo secco. Guardiamo allora, perché penso che arriverà come un'aquila sulla sua preda. Intanto Giulio di box è entrato primo. Giulio è rientrato primo, ragazzi. A un secondo e 9 a dietro Ciupito. Certo, vuole rientrare primo Giulio. un applauso. Inquadriamolo. Grande prestazione. Arriva? Eccolo qua. Bravo Ciupito. Giulio. Adesso Ciupito però tira fuori. Adesso Ciupito dice: io te non ti conosco, io non so chi sei. E dietro secondo me c'è un altro combattimento tra Lukaku e Christmas. Lukaku ormai si è fatto sotto. Ormai sì, ma qua. Però siamo molto vicini. Ormai qua. Che mi sembra che Pezzi incomincia a mettere la sciarpina nel collo. Sente il fiato. Perché, ragazzi, prima aveva una chance di andare a prendere un Ciupito per riscaldarsi. Questa è bruttissima. La tagliamo. Siamo in diretta. Mi sa che il Campari incomincia a dare la testa. Alla fine d'un giorno, noioso. Ma che traiettorie diverse che fanno i ragazzi. Il problema è che Freddo Mostro riesce a allargarlo a tutto gas, mentre magari Pezzi. Attenzione, anche qua abbiamo un altro scontro. Luca che è arrivato sotto Christmas. Guardalo lì, Luca, che adesso lo passo in esterno. Pitot Windows, chiusa. E quindi tutti hanno fatto il box tranne il ritirato Bora, che è ancora in camporella. Andiamo a vederla davanti. Teniamoli d'occhio tutti e due questi scontri. Attenzione! Freddo Mostro su Pez. Andiamo. Attenzione, toccatine. Si sbaglia. Freddo Mostro ha avuto la peggio. Se l'è cercata il Pez. Ha detto: lo sai che col Pez non bisogna rischiare, ragazzi. E il Pez si è indossato la tutina velata. Se ti appoggi, sai che lui risponde, ragazzi. C'è poco da fare. No, ma poi dico: c'hai un Aston fatta di carta. Vai a impattare contro una corriera. E intanto il Pez con la sua tutina ha sbaragliato da tutti. A me mi dispiace. Non si passa. Lui l'aveva avvertito. No, ma è bello perché quando ha messo sulla telecamera c'era Pez che gli ha fatto così.
tuc. Questo è andato largo, poi boom, è volato fuori lui, capito? Tanto Luca, ma perché ha visto la tutire, si è spaventato. Tanto Luca, lunghissimo. Adesso si dà la posizione, la lascia. No, no, cavaliere nero non gli frega niente. Lui ha detto che no. Fatto un ma ufficialmente dritto. Questa è regolare. Non è una contatto da dare la posizione, perché perfetto. Semplicemente lui è arrivato lungo, quell'altro è stato portato. Mamma mia, pericolosissima questa uscita, perché ti porta il culo. Ma non ho capito, ha sfiammato in entrambi i lati. No, ha attaccato il pianale sotto. Ah, ok. Ma no, poi sei come i camion, cioè abbiamo gli scarichi sotto le portiere. Beh, non è che solo voi, cioè se guardate la nostra, c'è lo scarico davanti alla portiera davanti. Tu c'hai davanti la ruota. Davanti i fanali, vieni fuori in avanti. Ha pensato, no, sai come gli americani. C'era il crescentino che è andato un attimo in pappa. Ma guarda, comunque è terzo, è quarto, Sì, è quarto, ma ha preso 5 secondi. Ma ha tirato anche un bel picchio, sarà, perché con la macchina lì non mi puoi dire che no. Tanto abbiamo 29 secondi alla fine della gara, ragazzi. Attenzione, grande incidente. Jobaskin, e attenzione, Joba, andiamo a vedere. Jobaskin e Kaifa, forse no? Jobaskin e Gianlu? No, Speedy? No. No, penso Isaac, perché forse Isaac era un doppiato. Kaifa, sì. Che ce l'ho davanti io, è doppiato, non credo. Isaac, era Isaac che è stato. C'è Giupito che tenta tutto per tutto. E intanto guardiamo l'ultimo giro, vanno a prendere l'ultimo giro di gara. Lascio Giupito darà tutto. No, per ha terminato, tutto. Quindi va a vincere. Giulio ci ha seguito da Giupito, quindi. Mamma mia, Caparevino va a prendere prima e seconda posizione. Pezze, grande Pezze. Si difende, grande Pezze. Lo vogliamo in tutina però il Pezze. Grande Pezze. Sì, ragazzi. Grande questo che saluta. Cavallo nero in mezzo 5 Aston. Mamma mia, che gara. Bravissimo, Pezze, bravissimo. Che saluta, guardalo lì. Grande Pezze. Grande Pezze. Anche dove c'è servito. Arriva Freddo Mostro Freddo in Mostro. Quarta, ottima gara. Peccato per l'errore peccato in fondo. Peccato che era portato fortissimo, tra l'altro. Sì, tra l'altro avrebbe passato tranquillamente. E in quinta posizione. Il Galli. E lui non è lui. Quindi abbandonerà il Lamborghini il Galli? No. Cioè, Galli. Massi intanto ha finito, ve lo comunico, Massi è arrivato, sta cominciando a festeggiare con Freddo Mostro che ha poco da festeggiare. Vulcaniano arriva anche lui, ottima dodicesima posizione. È veramente bella questa immagine di tutti i ragazzi che festeggiano. Arriva anche Luca G, ottima Luca, performance. Bellissima, bellissima. Christmas grande. Arriva con Aise e Jobaskin. Con due doppiati. Sì. Arriva anche il Gianlu. Gianlu con Speedy. E Kaifa. Kaifa è sempre un doppiato. Kaifa è un doppiato, ma grande Gianlu. Arriva, ecco qua, eccolo qua. Non ha posizione per arriva voi, il grande Speedy, grande tanto commentatore. Proprio loro due a chiudere. Eccoci la top qua. Potresti sfanalare una volta, visto che ti sto guardando. Ho sfanalato, No, che salva il replay, lo buttano fuori. Oh, ma sfiamato, ha sfiamato. Non ha sfanalato perché. Ah, no, ha rotto i fanali. Non c'è più fanali davanti. Scusa. Non c'è più fanali, mi sa. Guardate che bello, se rimane. Guarda Gianlu. Mamma mia, dov'è? Il Galli. Guardate là, il Galli, Aise. La festa in onore di Life is Life Network. Offerta da Race for Win. Mamma mia che estensione che ha. Mamma mia che estensione che ha. Attenzione, qua cominciano ad entrare tutti. Grande, quindi grande, ragazzi. Andiamo a chiudere ufficialmente la diretta della gara. Quindi torniamo su di noi. Regia, torna su di noi. Torna. Eccoci qua. Sì, allora, com'è stata questa gara? A parte i vari contatti che abbiamo visto più o meno corretti, che ci faranno lavorare anche in questa settimana per vedere un attimino come risolvere le discussioni varie, le varie, come si dice, le varie penalità che verranno date in seguito. Perché subito anche è Speedy stato effettivamente sarà esiliato. Speedy, ci sei ancora? Guarda, ci sono, stavo rispondendo un attimino a qualche messaggio. Tanto se vuoi attivare la videocamera. Sì, mi spiace perché ripeto, scusate, rispondo a un messaggio. Vai. Perché potevo essere più avanti se non avevo, come dicevo, il contatto inizialmente con Keflen, che ricordiamo che risulta decimo, ma andrà sicuramente squalificato avendo fatto il pit, fuori classifica, sì. E, peccato, potevo secondo me essere sesto, settimo forse. Però dai, sono contento lo stesso, ero ultimo, sono nono, quindi sono contento. Beh dai, comunque considera che vedendo un po' il passo che avevi in gara tu, mi sento di dire che sì, potresti anche essere stato là davanti.
Anche noi, però potevamo stare lì a combattere quasi con Giulio. Cosa hai girato? Scusami, Speedy. No. Alla fine con la macchina da reggiata facevo 2.14. Buono. Però, ripeto, si poteva girare tranquillamente sul 2.12. Infatti io e Pelo abbiamo fatto. Io 2.12.1 se non sbaglio, e Pelo 2.12.5. Quindi eravamo molto competitivi. No, non è vero, è una balla. No, ma ci stava cadendo, ma stai zitto. Abbiamo girato 5 secondi. No, stavo per chiedere, ma non giravate in 2.17 fino a mezz'oretta fa? No, ma adesso è cambiato tutto. Con l'acqua forte, sì, con la pista così che non era troppo bagnata. Beh, 2.17 non l'avete mai fatto, non dire balle. No, allora. Giravate più forte. Hanno fatto anche obiettivamente molto meglio, cioè mi risulta che ci sia stato anche un 2.09 durante le qualifiche, durante le prove settimanali, diciamo così. Ma 2.09 sinceramente non ho, tanto ho attivato la telecamera, e intanto mi arriva un messaggio, scusate se intanto interrompo, 2.09 io non l'ho mai visto sinceramente. C'era questa leggenda che c'era questa leggenda, c'era una leggenda di un 209, ma era di un team tutto nero questo 209. No, era di un team. No, l'ho fatto io forse. Ah, l'hai fatto tu? L'ho fatto io. No, in realtà dicevano che il Giallo faceva 209. Ma dicevano. Ma erano voci da bar in realtà. Ma non era con era con lo Skyline, però. No, è stata una lascio temporale. È stata una bella un po' più battaglia magari. Sì, un po' fiacca, però giustamente anche loro, secondo me, si sono sentiti tirarsi un po' indietro, perché comunque 45 minuti sono tanti. La gara su bagnato è molto difficile, è una gara comunque che è un errorino, abbiamo visto che non è che perdi il decimo come se entri in una curva leggermente lungo, ma fai, qua voli via. Il rischio c'è, ragazzi. Però ti dico, c'è più gusto a correre sul bagnato che sull'asciutto, perché comunque sia sul bagnato devi proprio guidarla, cioè, conta il manico, a me piace di più, mi diverte di più, via. Soprattutto io vorrei fare un cambio macchine, eccolo qua, Nissan, Speedy, a quelli che hanno vinto e vedere un po' come si comporta. sarei curioso tanto il giallo. Gara giallo. Davvero difficile. Potremmo pensare, prova tu Speedy a sentire se nel caso sono disponibili, li facciamo venire in live. Ricordatevi di non telefonare, vi chiama il nostro adesso vediamo se riesco. Allora, giallo arriva, aspetta che forse ce l'abbiamo già noi. Lo chiama Alle, lo sta chiamando Alle il giallo, tanto ci sta ascoltando, quindi sicuramente attiverà la telecamera. Alla fine giallo il Carletto, insomma, dai, lo sta. Anche Carletto, sì, anche Carletto. Sì, se tu riesci a dirlo, intanto bevi dell'acqua. Speedy, ecco perché vai così piano allora. Non è colpa della macchina, ragazzi, o della BMW. Devo andare a fare la spesa, non ho più niente in casa. Sono povero. Intanto mando un messaggio a Carletto. Sì, complimenti per le cuffie rosa. Sempre loro. Ragazzi, sempre loro. Rosa, anzi, adesso posso anche togliere, che tanto mi fa male le orecchie. Con la doppia cuffia non ho l'orecchio distrutto. Ciao Giallo, benvenuto. Giallo come Giallo. Sempre capisce tutto e quindi avrà disattivato il microfono. La videocamera sarà spenta, il telefono sarà girato dalla parte opposta. Ci sono, ragazzi. Eccolo qua. Sì. Per ora incominciamo a avere l'audio e poi arriverà anche l'immagine. Deve attivare l'immagine il buon Giallo. Giallo. Questo Speedy. Ce l'ho fatta? No. Sì. Per ora c'è. Perfetta. Sì. Va bene. Ragazzi, io ce l'ho messa tutta. La macchina è quello che è difficile, ma io mi sono divertito tantissimo. La cosa importante è che tu non hai fatto il primo, poi per il resto complimenti. Il resto viene da sé. Grande Giallo, bella gara. Quindi Giallo ha fatto prima Nissan. Per andare a prenderli, ma. Ma perché sembri Maria pentita stasera? Tirati giù il cappuccio. Mamma mia, sono. È sudato. No, tanto scusate la mia inquadratura dal basso, ma sto facendo un tanto. No, tanto stiamo guardando il bellissimo profilo del giallo. Okay. Guarda, c'è un Alan con una chiave in diretta. Sì, stavo ammirando la bellezza di una chiave. Che puoi girarlo un po'? Giralo un po'. No, prendila in mano e girala un po'. Tiela così. Guarda il marchio. Lo chiedi a me. Audi.
Audi tutta la vita. No, Gianlu, ti butto fuori dal team. Non mi pare toccare questa cosa. Questo l'hai rubato la tua vecchia macchina da rappresentante. No, sai, ho una Skoda. Non è che sia di un gruppo diverso, capito? Ah, ma sì, non ce lo mettono neanche di fianco, tra parentesi. La Skoda è quella dei poveri. La tristezza è sempre quella. Ma poi cosa c'ha dei chiavi? La Skoda è quella dei poveri, ragazzi. Ma no, che poi sono delle Audi vecchie. Skoda, basta. No, aspetta, è un Passat. È un Volkswagen. E non Passat. Saluta. Scusa. Ah, diverso. La mia volta, quella del giallo, che è un Audi no. È vero che io vi ho salutato. Ho cercato di salutarvi. Ho visto. No, l'abbiamo visto tutte le volte. Varie volte. Ma il regista ha deciso di far vedere il suo Campari stasera. Ma è conflitto di interessi. Sì, è vero, Giallo, te lo devo dire. No, conflitto di interessi. Lui dice di no, ma è vero. No, cioè, obiettivamente il Giallo l'abbiamo inquadrato, abbiamo visto tutte le volte che ci ha salutato. Cioè. Giallo, non fare il permaloso. Sei arrivato dietro, cioè, non sei capace. Ma perché non ha sentito il basso in cuffia per lui? Sì, ha fatto. Allora dai, recuperiamo che... subito se riusciamo qua in onore del Giallo che è arrivato. Cos'è che sei arrivato? Tredicesimo? Ottavo. Dai calmo. Ma quindi è la prima Nissan? Prima Nissan davanti a Speedy. A Speedy. Sì. Beh, ho fatto. Oh, guarda, ho fatto 30 secondi di pit. Ma perché? Perché? Danno dietro. Mi sono venuti addosso e avevo il danno dietro all'avantreno. 30 secondi si è preso. Io anch'io avevo il danno, già l'ho tolto perché sennò è fatto bene, no? Mi sono venuti addosso, non riuscivo a fare una curva, mi sono fermato subito, ma non mi aspettavo 30 secondi. Però vabbè, è andata così, sarà esperienza per la prossima volta. Abbiamo notizie dell'altro socio, il nostro Calli. Sì, mi ha detto 2 minuti e arriva. Perfetto. E c'è adesso. Eccolo qua. Grande Calli. Grande Calletto. La gara perfetta. La gara perfetta. Bravissimo. Calli. Bravo Carlo, bravo. Grande Carlo. Sì, grazie. Abbiamo vinto noi. Abbiamo vinto noi, appunti, presidente. Ma fa te, ma avevi qualche dubbio? La macchina migliore, i piloti migliori, la squadra migliore. Con il capo tecnico peggiora. Esatto, però intanto abbiamo vinto. Ci faremo la prossima volta. Vi voglio confermare che la macchina scelta dal Campari e Vino è semplicemente bellissima. La prossima volta agli altri due compari, Speedy e Giallo. Dica, a dove siete andati a rane? Diciamo che c'è stato un certo Kaplan che mi ha rovinato la gara per ben 2 volte. Che tra l'altro in un contatto, ma cos'è, ho rischiato Speed? Di beccare anche te giù dalla curvone prima della curva destra, no? Che è entrato nei prati, è rientrato, ha beccato Bora, che poi io mi sono allargato per non beccare te, e poi Clef ben 2 volte mi ha centrato sia in partenza che lì così, quindi no, bella gara compromessa, però hai visto che io facevo il fare a te Lele e tu li facevi a Bora. Sì. Sì, Bora non si spostava, era nettamente più veloce di lui, ma non si spostava. Mi spiace, però non potevo evitarlo lì. Mi sono anche fermato. Infatti, l'ho visto arrivare, l'ho fatto passare. Quando l'ho visto io arrivare, ho visto che siamo sempre noi, no? Io darei un'anteprima ai piloti, le varie macchine che andranno a utilizzare nella prossima sfida tra team. E abbiamo subito il Porsche della Campari Vino. Tutto cromato, bellissimo, una macchina devastante che purtroppo questa volta il Giallo non potrà usare, siccome è obbligato a usare un bellissimo BMW da famiglia. Ve la lascio tranquilli, ragazzi. Non vi preoccupate. Bene, e poi adesso andiamo a trovare la foto della bellissima macchina che abbiamo appena parlato. Il BMW. Mamma mia, se beve Montenegro per il presidente grande Calli del team Campari e Vino. Ma beve Montenegro. Vabbè. Noi è già l'amaro. Ma cosa ci hai messo dei 13 questa BMW? Lascia perdere. Hai dato, andiamo a vedere. Ma la tu ti chiedi perché poi vince lui? Cioè, le fa lui le macchine. Cioè, dei 13, davvero? Cioè, i cerchi degli innocenti. Guarda però, che bella la BMW. La BMW del team Palanchino Racing Team. Andiamo a farla subito in diretta. Guarda che bello, guarda che bello. Ma dici la tua, Speedy, ti piace colorazione, grafica? No, mi piace, bella, bella accattivante. Poi se non sbaglio è io non vedo niente.
No, anch'io non li vedo, però ho visto la foto, anch'io non vedo. Però ci vuole un qualche ritocchino dal povero Alan. Adesso lo faremo. E intanto arriva anche il Mercedes, macchina con la numerazione Mercedes. Scusa, Cedes. Macchina del nostro bellissimo amato del Cavaliere Nero, Ercicci. Diciamo anche la pista a questo punto, no? Ma no, non è Magione. Non è Magione. A Maggiore? Cosa scusa? Io non me la ricordo. Hai elencato le macchine, ti ricorderai. Dai, la so io. Dai, Germania, dai. Lo so, è Nürburgring. Ring c'era, però. Però Nordscha, non il lungo, Non il lungo, il corto. Ah, no, non facciamo il lungo. Ah, è lungo? No, 40 minuti sul lungo, no? 40 minuti sono tre giri. Vai. Ragazzi, Team Palacchino corre con la macchina del 2017 contro la macchina del 2020. Cioè, vedremo come andrà a finire. Vedremo. C'è anche da dire, Gianlu, che però. Tutti silenzio, guardali, tu lo si aspettava. C'è la macchina del 2017, ci tocca correre a noi. Ma non c'è soldi, povero Io sono il povero Anno. Volevo dire che va ancora miscela quella macchina. Ah, due tempi. Cioè, il carburatore dopo. Sì, però non siamo ancora riusciti a fare su due gare con delle macchine più o meno equivalenti. Ma puoi ancora cambiare idea, Ma no, perché un Audi non posso prenderla, sono proprio contrariato. No, dovevi prendere l'Audi, che così martellavamo a tutti. No, la terza sarà quella giusta, già. Ma non curva neanche nel gioco. No. Con l'Audi vincevamo a mani basse con l'Audi. No, dagli l'Audi, però, poi no. Senza neanche cambiare. No, ma adesso io e il Pelo vediamo l'Audi, tanto perdete lo stesso. O no? Dai, secondo me sì. Audi. Se no facciamo metà team con l'Audi e metà team col BMW. Vai. Ma mezza parola la vogliamo spendere sul campionato GT4 che sta incominciando? Esatto. Assolutamente. Vai, spendetela, sì. Perché io sapevo che era al Nürburgring, poi basta, cioè il resto non so più niente. No, da settimana prossima si comincia col campionato GT4, ragazzi. Non scherziamo. Campionato. Quante gare? Due campionati paralleli. Quattro gare. Sono quattro gare e tra l'altro sono le GT4 divertentissime da guidare. Io personalmente mi diverto molto di più con la GT4 che la GT3. Poi io sono il più scarso del gruppo, per l'amor di Dio. Meglio del Gianlu, ma il più scarso del gruppo, per l'amor di Dio. Ti dico, sono molto belle e secondo me le gare sono più combattute perché non hai quei distacchi. Gira Gianlu, già il telefono. Non hai quei distacchi enormi come con le GT3. Quindi abbiamo visto a Brensacci, è stata una bella gara. Molto bella. Sì. Noi abbiamo scelto piste un po' diverse. Avremo un gro ring che non abbiamo quasi mai fatta. Zolder. Zolder, sì. Goldberg, quello che faceva wrestling. Il signore degli anelli, hai detto, No, Goldberg, quello dei wrestling. Sì. Ah. Zolder, sarà bella divertente. Zolder è una pista che piace molto anche a me. Ah, una pista, ok. Quindi, grazie, quindi, ragazzi. Quindi c'è anche Maggiore, perché queste pistine c'è anche Varano dei Legari, San Pancrazio. Non c'è Magione, perché Maggiore Castelletto e Branduzzo. Ah, beh, anche Castelletto, dove la metti? Cremona. Sì. Cremona. Stanno proprio. Valle Lunga, è vero. Abbiamo solo Imola con la pioggia con le GT4, se non ricordo male, Sì. Sì. Sarebbe carino anche avere il Mugello. Tra un po' arriverà il pacchetto. No, abbiamo anche un Misano noi. C'è un Misano, giusto? Sì. Sì, che c'è. Sicuro? GT4 no. Sì, c'è Misano. No. Ah, GT4, stava parlando solo di GT4. Sì. Arriverà il pacchetto inglese, che ci sarà Donington, che è molto bella. Tanto c'è Speedy che ci sarà altre due piste che sono molto strette. Ma Mugello? Mugello per adesso non è prevista. Peccato, perché è una delle più belle, secondo me, che abbiamo. Diamo anche l'anticipazione che il 26 maggio, se non sbaglio, ci sarà una nuova sfida con un altro gruppo esterno. Sì. Spring Race. Dove di diritto entreranno i primi 6 gold e i 4 silver che per primi arriveranno ad iscriversi. Top. Quindi i giocatori GT4, mi raccomando, anche te Calli, giù. C'è da dire una cosa, che sempre GT4 sarà un WEC. WEC. Quindi
Cioè? Ogni team avrà 5 GT3 e 5 GT4. Esattamente. Sì. Okay. Mi prenoto già nel caso per una GT4. Top! Oh, buoni. Ah, partiamo con le GT4. Va bene, partiamo e con le GT4. Per l'amore di pelo, con una bella Audi. Ok ragazzi, è stato un piacere stare qui con voi. Ma non commenteremo più le gare. Esatto. Semplicemente il Calli che è? Non verrà commentato. Questo odio per le auto. No, questa sera Ha solo quattro cerchi uniti che non sono belli da vedere. Ma poi non sono belle da vedere, cioè. Dai, l'estetica diamogli, dai. No. Ma cosa diamogli? Ma diamogli un calcio in culo e che tornino di là. E non gli diamo la comodità? Ragazzi, ci dimentichiamo sempre di salutare regia, il nostro Al. Ma oggi è timido, gli abbiamo detto 10 volte, neanche fatto vedere. No, non si fa vedere, stasera è timido così. Oh, cioè. È timido? Sì, è sì. Timido, guarda che è timido. Sì, perché c'è una bronzatura nuova e non la vuole far vedere a nessuno. Signori, io vi saluto. Dai. Ringrazio. Ciao, aspetta che salutiamo. Eccolo qua. Eccolo. Ciao Ale. Io purtroppo non vedo niente, vedo solamente le nostre tre facce. Da schiacciare. Non ho ancora visto la live, ma sarà stato un lavoro splendido come al solito. Ah, questa sera l'abbiamo fatto in un'ora di Life is Life Network, come avevamo detto. Si vede anche dal nome del server, si vede da tutto. Perché comunque grazie a loro, cioè, hanno dato questa opportunità di trasmettere questa chance. Assolutamente sì. E tra l'altro mille Life is Life. Top. Grande, quindi io andrei a salutare tutti, a chiudere questa diretta. Intanto questa mi sta avvitando un orecchio. E tra l'altro ti voglio far sapere che si sente molto di più. È fastidioso. E quindi ciao a tutti i nostri piloti, ai nostri ragazzi, colleghi Speedy, Gianlu, Calli, ciao, grazie di essere stati qui con noi. A tutti quelli che ci hanno ascoltato, guardato, scritto, fatto compagnia, sopportato, eccetera. Grazie insultato a tutti. Ci vediamo mercoledì. Ciao, 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 buonanotte.